Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6 che noi apriamo con la cronaca, con l'operazione congiunta di polizia e carabinieri che a Pescara hanno sgominato una gang di giovanissimi ragazzi, anche minorenni, che avevano terrorizzato negli ultimi mesi con rapine e aggressioni i loro coetanei nella zona del centro cittadino. Il servizio di Alfredo Primante. Knockout game, rapine, pestaggi nella notte della movida pescarese. Protagonista una gang di giovani e giovanissimi pescaresi identificati da polizia e carabinieri che questa mattina hanno tratto in arresto un 17enne e un 14enne e denunciato altri 5 ragazzi. Fra questi anche un 13enne non imputabile. Per il 17enne il PM del Tribunale dei Minori dell'Aquila ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere presso un istituto penale minorile, mentre per il 14enne è stata disposta la misura cautelare del collocamento in comunità. In questa attività siamo riusciti a mettere insieme tutta una serie di episodi che inizialmente sembravano scollegati. I due arrestati facevano parte di un gruppo più ampio che ha terrorizzato giovani e giovanissimi sul lungomare per tutta l'estate. È comunque stato fondamentale l'impulso che è stato dato dalle denunce dei ragazzi che, pur impauriti, pur intimoriti dalla violenza, dalla ferocia di questo branco, sono venuti in questura insieme alle loro famiglie, hanno denunciato, riconosciuto e collaborato con le forze dell'ordine. I 7 giovani a vario titolo devono rispondere dei reati di rapina, estorsione, ricettazione, minacce aggravate e porto abusivo di armi. I fatti sarebbero stati commessi fra i mesi di maggio ed agosto scorsi e precisamente il 19, 20 e 28 luglio ed il 1 e 5 agosto. Le indagini non sono ancora concluse. È una violenza fine a se stessa, soprattutto quando hanno messo in atto questa scellerata pratica del knockout game, che prevede di colpire persone ignare senza nessun motivo che passeggiano per strada. Ma le stesse rapine non sono riconducibili ad una logica di profitto perché hanno rubato pochi euro, quindi era proprio l'affermazione della propria supremazia il movente delle loro azioni. Allora, per ora abbiamo messo sicuramente un punto fermo su tutta una serie di episodi gravi che abbiamo ricostruito e ricostruito in maniera efficace grazie soprattutto alla collaborazione delle vittime. Non possiamo e anzi in parte speriamo che possano emergere ulteriori episodi e magari altre vittime vengano a denunciare quanto accaduto. Ancora cronaca, l'accusa è omicidio volontario per questo Pietro Catalano, già fermato ieri sera dalle forze di polizia, è stato formalmente arrestato e condotto in carcere ad Avezzano. Ad inchiodare l'assassino di Marco Callegari, freddato ieri sera in località Piccola Svizzera, nel comune di Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila, sono state le testimonianze. 3 i colpi di pistola sparati da Catalano, il primo colpo è stato sparato per intimidire ed ha sfiorato i piedi della vittima, mentre il secondo lo ha raggiunto al ventre ed il terzo, che lo ha colpito al cuore, è stato esploso in atto di esecuzione. La descrizione della scena del delitto è stata fatta ieri sera nel corso di un lungo interrogatorio da un testimone indagato per rissa e difeso dall'avvocato Luca Motta, che ha partecipato a tutte le fasi del fatto sanguinoso. Ancora cronaca, ci spostiamo in Valle Peligna, sul Mona lotta alla contraffazione. I militari delle Fiamme Gialle hanno infatti denunciato un ambulante che cercava di vendere nei pressi dell'ospedale di Sulmona capi di abbigliamento contraffatti provenienti dalla Campania. Daniela Rosone. Un sequestro di capi di abbigliamento contraffatti da parte della Guardia di Finanza di Sulmona è stato effettuato nell'ambito dei controlli finalizzati alla repressione dell'abusivismo, alla contraffazione e al commercio che danneggia le imprese effettivamente in regola. 50 articoli posti sotto sequestro dai finanzieri per un valore commerciale di circa 2.000 euro, vestiti provenienti dalla Campania, dell'ambulante fermato dagli uomini del nucleo mobile della finanza nel piazzale dell'ospedale di Sulmona. I militari hanno notato subito la scarsa qualità dei prodotti e la merce era occultata stranamente all'interno di una valigia. Qui hanno sospettato subito. Merce sequestrata e ambulante denunciato a piede libero. L'ambulante, secondo quanto scoperto dai finanzieri, era solito vendere i suoi prodotti nelle vicinanze del nosocomio di Sulmona.
E ora parliamo della tragedia scoperta qualche giorno fa a Tortoreto, perché nel giorno in cui la procura di Teramo affida l'incarico per l'autopsia, i risultati dell'esame del DNA danno la certezza sull'identità della giovane donna i cui resti sono stati dilaniati sull'autostrada A14 proprio nei pressi di Tortoreto, resti che appartengono proprio alla 19enne di cui i genitori avevano denunciato la scomparsa la mattina del ritrovamento. L'autopsia, secondo quanto si apprende, sarà effettuata la prossima settimana dall'anatomopatologo Gina Quaglione, alla quale questa mattina è stato affidato l'incarico dal pubblico ministero Irene Scordamaglia, titolare del fascicolo d'inchiesta. Al momento l'ipotesi di reato per il quale si procede è quella di induzione o aiuto al suicidio. E noi cambiamo pagina. Secondo la riforma della pubblica amministrazione, i nuovi tagli riguarderebbero le prefetture. In Abruzzo dovrebbero scomparire le prefetture di Chieti e Teramo, accorpate rispettivamente a Pescara e L'Aquila. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, scrive al ministro Alfano denunciando il rischio sicurezza nel territorio. Il servizio di Francesca Romana Testi. Ancora tagli, ancora accorpamenti in vista a suscitare polemiche e soprattutto preoccupazione oggi è l'annunciato accorpamento delle prefetture. In Abruzzo a scomparire sarebbero due: Chieti, accorpata da Pescara, e Teramo, accorpata dall'Aquila. E subito si solleva la voce dei due sindaci che fanno capo ai territori depauperati dei presidi. Entrambi di centrodestra, Teramo, Brucchi se la prende con il premier Renzi accusandolo di voler risparmiare soldi sulla sicurezza dei cittadini del territorio. A Chieti invece Di Primio riceve un colpo dal suo stesso partito, Angelino Alfano. Un colpo di forbice chiamato riforma della pubblica amministrazione. La scadenza è per il 31 dicembre del 2016. Io non sono contro la soppressione o l'accorpamento delle prefetture tout court. Io credo che questo provvedimento, questi provvedimenti adottati soprattutto dagli ultimi governi, da quello Monti in poi, vadano prima riflettuti, ragionati, condivisi con i territori. Sopprimere o accorpare una prefettura non vuol dire soltanto togliere un prefetto, perché poi in realtà rimarrebbero i costi delle strutture, ma vuol dire compromettere la sicurezza sul territorio con il declassamento ad esempio delle questure. Declassare una questura non vuol dire togliere un questore, ma vuol dire anche avere meno uomini a disposizione, meno servizi da poter garantire. E allora io ritengo che sia opportuno che questo provvedimento vada rivisto nella sua interezza. La situazione potrebbe configurarsi contorta se si pensa che solo due mesi fa Chieti aveva visto un avvicendamento con l'addio di Fulvio Rocco De Marinis e l'arrivo di Antonio Corona, nuovo prefetto e contemporaneamente segretario dell'associazione prefettizia. Se dovesse essere eliminata la sede di Chieti in favore di quella di Pescara, il pensiero va subito alle cariche. Di pochi giorni fa è la notizia dell'addio di Vincenzo D'Antuono, prossimo alla pensione. Dunque, l'interrogativo è se Corona prenderà eventualmente il suo incarico. Intanto si fa sentire anche la voce di Forza Italia. Mauro Di Dalmazio, Gianni Chiodi e Paolo Gatti in una nota accusano Matteo Renzi di trattare Teramo come l'ultima periferia dell'impero per il mostrato disinteresse e per le infelici battute pronunciate nel corso della sua visita all'Aquila. E il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, commenta la relazione della direzione investigativa antimafia che getta ombre sulla ricostruzione privata e rimanda al governo le responsabilità. Daniela Braccani. È quello che ho sempre detto al governo, il problema è nei subappalti, ecco perché avevo chiesto di fare una white list più approfondita, ma il Ministero degli Interni non ha voluto e così al Presidente della Repubblica ho scritto che non è bello lasciarci soli. Così il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente commenta la relazione semestrale sul post sisma in Abruzzo della Direzione Investigativa Antimafia, che denuncia in modo chiaro ed inequivocabile come le misure antimafia siano inadeguate ad impedire infiltrazioni criminali, soprattutto nella ricostruzione privata. È infatti pieno di insidie il terreno della ricostruzione privata a causa di strumenti normativi insufficienti a garantire controlli efficaci contro le infiltrazioni mafiose. Ad aggravare la situazione con l'entrata in vigore del decreto enti locali è proprio la mancanza delle white list delle imprese pulite e certificate, emendamento stralciato in virtù dell'introduzione dell'autocertificazione antimafia. Lei come commenta questi dati? Ma è quello che ho sempre detto. Ma questo lo dico dalla fine del 2009, con Chiodi, con Fontana, con il prefetto Frattasi. E io ho sempre detto, se c'è un problema
di infiltrazioni o comunque di cose non chiare, lavoro nero, eccetera, eccetera, è nei subappalti. E questo è il motivo per cui noi abbiamo chiesto di fare una white list molto più approfondita. Il Ministero dell'Interno non ha voluto, ha detto che le prefetture sarebbero state sovraccaricate, non è il loro mestiere, tanto vero che adesso posso dire, io ho scritto una lettera dal Presidente della Repubblica in giù, compreso Angiolino Alfano, dicendo che non è bello che lascino soli noi a gestire una situazione sulla quale poi le ricadute d'immagine vanno sulla città, per cui si arriva poi a dire che siamo una città di magnaccioni, di approfittatori. Il sindaco del cantiere più grande d'Europa rimanda dunque al governo ogni responsabilità sulla presenza delle mafie all'Aquila e nei comuni del cratere, presenti oggi più che mai secondo la relazione semestrale della direzione antimafia. Oggi incontro il comando della Guardia di Finanza, annuncia poi Cialente a TV6, lasciando presagire una situazione più che mai scottante e fuori controllo. Questa mattina proprio ho incontrato i vertici della Guardia di Finanza, ai quali ho ribadito questa mia preoccupazione, ho dato anche alcune segnalazioni, alcuni rumors. Cambiamo pagina, parliamo di lavoro, perché il segretario nazionale confederale della CISL Gigi Petteni, nel corso di un convegno che si è tenuto questa mattina a Francavilla al Mare, ha parlato del piano per il Mezzogiorno in vista dell'incontro con il governo che si terrà nei prossimi giorni. Ancora alto il tasso di disoccupazione, ma spiega il sindacalista, i segnali sono positivi. Prima visita in Abruzzo per il segretario nazionale CISL Gigi Petteni. L'occasione è un seminario dedicato al Jobs Act e proprio ieri, in tarda serata, si è concluso un importante incontro con Confindustria sul delicato tema dell'occupazione e delle politiche economiche per il Mezzogiorno. Si punta a ridurre il divario tutt'oggi esistente sul territorio nazionale. I dati parlano di una ripresa, anche se l'Abruzzo rappresenta la regione con il più alto tasso di disoccupazione. Si sono messi in fila dei temi fondamentali oggi per l'economia e per il lavoro, e credo che già nei prossimi giorni si avvieranno dei confronti seri e forti in questa direzione qui. Possiamo fare la nostra parte per cambiare e indirizzare alcune scelte che vadano nella valorizzazione dell'impresa e del lavoro, di ciò di cui ne abbiamo profondamente bisogno. Una svolta importante dovrebbe arrivare dall'incontro con il governo sulle politiche del Mezzogiorno. Spiega Petteni, in questo importante confronto indispensabile sarà la coesione tra tutti i sindacati. Bisogna farlo sui fatti concreti. Io credo che il primo fatto concreto è che se le organizzazioni sindacali condividono un modello nuovo di contrattazione, è la base su cui costruire poi passaggi successivi. È troppo facile fare gli accordi dove pagano gli altri, pensioni, fisco e così via. Bisogna partire dalle cose che possiamo fare noi. Se faremo intese sull'innovazione del modello contrattuale, si aprirà una nuova stagione anche nel rapporto fra le organizzazioni. Infine, una dichiarazione il segretario nazionale la fa in merito alla denuncia sulle pensioni d'oro, che grazie ad una legge, la 564 del 96, riguarderebbe 17.000 sindacalisti, con una pensione integrativa calcolata con il sistema retributivo sull'ultimo stipendio percepito. I nostri errori ne dobbiamo rispondere e dobbiamo correggere, ma nel medesimo tempo dobbiamo anche reagire a quello che è un attacco a tutti coloro che rappresentano chi ha meno voce, chi è nella società più debole da questo punto di vista qui. Per cui, partendo da un'azione incisiva delle nostre buone azioni, ma anche reagendo a un disegno che probabilmente ha altri obiettivi. Siamo a Pescara per parlare di politica, perché i consiglieri comunali di centrodestra, in particolare di Forza Italia, attaccano la regione ed il comune sul piano urbanistico, accusando i due enti di immobilismo. Abbiamo denunciato, come dire, una corresponsabilità con la regione Abruzzo. Entrambe le attività di questi due enti sono sostanzialmente bloccate. Abbiamo ricordato che in un consiglio straordinario che fu convocato proprio su richiesta dei consiglieri di centrodestra, l'assessore regionale Di Matteo assunse insieme al sindaco Alessandrini una serie di impegni anche sul piano dei tempi per quanto riguarda per esempio il decreto sviluppo, la legge di rigenerazione del tessuto edilizio. Nel giro di qualche settimana fu detto, quindi entro la primavera, avrebbero modificato la legge regionale esistente e poi data attuazione.
Benissimo, di mesi ne sono passati 9, nulla si è fatto e nulla è neanche partito. Nel frattempo c'è una crisi che avviluppa tutte le realtà che in qualche modo sono collegate al vasto indotto del settore edilizia e davvero non si vede neanche un raggio di sole. Ovviamente nel totale menefreghismo di due amministrazioni, quella regionale e quella comunale, che anziché essere veloci sono lente come lumache, anzi sono sostanzialmente ferme. Noi torniamo a sollecitare l'adozione di atti, si faccia qualcosa. Qui mi pare che Alessandrini e anche D'Alfonso siano molto legati così, al modello ordinanza balneabilità. Della serie, magari scriviamo un atto e poi la teniamo ferma in un cassetto e l'importante è che non dia effetti. I danni invece arrivano, è nel caso dell'ordinanza fantasma e anche nel caso di queste attività che non sono neppure fantasme perché non sono neppure nate. E noi restiamo a Pescara per parlare dei dati della balneabilità dell'inquinamento del mare, perché questa mattina l'ARTA ha comunicato i nuovi dati relativi agli ultimi prelievi effettuati proprio sul litorale cittadino. Dai dati ufficializzati, via Mazzini si conferma balneabile, il punto di rilevamento di via Balilla invece torna conforme. In base a tale situazione il sindaco Marco Alessandrini ha firmato questa mattina l'ordinanza di revoca del divieto temporaneo di balneazione. E siamo a Teramo perché il Tribunale ha decretato il fallimento del CIRSU, il Consorzio per la gestione dei rifiuti, di cui sono soci i comuni di Bellante, Morro d'Oro, Notaresco, Mociano Sant'Angelo, Giulianova e Roseto. Il servizio di Elisa Leuzzo. Il CIRSU, Consorzio per la gestione dei rifiuti, è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Teramo. Una sentenza che arriva all'indomani dell'esaurimento della vecchia discarica e in attesa dell'apertura del nuovo invaso, quello di Grasciano 2. Si chiude così una vicenda che si trascina da anni, con il Tribunale che aveva inizialmente rigettato la richiesta di fallimento, accettando il piano di risanamento aziendale presentato dal Consorzio, oggi rigettato. La procedura fallimentare era stata richiesta dalla Deco S.p.A. di Rodolfo Di Zio, che vanta un credito nei confronti di CIRSU di 2.250.000 euro. Il consorzio avrebbe potuto pagare, ma il consiglio di amministrazione ha sempre ritenuto che fosse Deco a dover versare delle somme dopo il fallimento di Sogesa. Nella giornata di ieri, al termine della riunione del collegio composto dal presidente Gianseverino Cappa e dai giudici Giovanni Cirillo e Mauro Pacifico, il tribunale ha definito il CIRSU una società attualmente inattiva, perché inattiva è anche la società che svolge per suo conto il servizio di trattamento rifiuti per la provincia di Teramo. Dal momento che la precedente discarica è ormai esaurita, la nuova è ancora in fase di realizzazione, sicché non vi è in realtà nulla da gestire. Un passaggio che ha lasciato perplessi il presidente del CIRSU, Angelo Di Matteo, e i sei sindaci dei comuni consortili, Giulianova, Roseto, Notaresco, Morro d'Oro, Mociano e Bellante, che a poche ore dalla sentenza si sono riuniti per fare il punto della situazione e decidere il da farsi. Ed è proprio su quel passaggio in cui si dice che il CIRSU è inattivo che si baserà il ricorso che il consorzio presenterà entro 30 giorni per impugnare la sentenza. Intanto il Tribunale ha proceduto alla nomina di tre curatori fallimentari e ha fissato l'udienza per la verifica dello stato passivo al 15 dicembre prossimo. Il compito dei curatori fallimentari sarà innanzitutto quello di garantire la continuità del servizio per impedire che vi sia una interruzione e per evitare che i rifiuti restino in strada. E noi torniamo all'Aquila perché il 30% degli inquilini del progetto case del capoluogo di regione vive una situazione di grave disagio sociale. Per differenziare queste famiglie da chi non paga, invece, potrebbe il comune introdurre fasce diverse, comune che cerca di venire incontro ai nuclei più bisognosi. Il disagio sociale all'Aquila negli ultimi anni è aumentato notevolmente e se ci riferiamo ai soli assegnatari del progetto case si è arrivati al 30% di famiglie in difficoltà a causa della perdita del lavoro in primis, passando poi per gli effetti diretti e indiretti del terremoto. Un quadro che emerge dall'osservatorio privilegiato che ha a disposizione l'assessorato all'assistenza alla popolazione. Diciamo che qui è in qualche modo un osservatorio privilegiato perché tocchiamo con mano tutti i giorni quanto è difficile per molti, troppi nuclei
familiari aquilani tirare avanti, e lo tocchiamo sia, lo misuriamo sia rispetto agli inquilini del progetto case, ma anche, e mi riferisco alle deleghe sul lavoro, per tutti coloro che ci vengono a chiedere un lavoro tramite lo sportello lavoro che abbiamo attivato da qualche mese. All'interno del progetto casa, nella fattispecie, io credo che a questo punto possiamo parlare, anche se ovviamente il dato è ancora un po' da sgrezzare, perché in questi giorni si stanno presentando gli ISEE e tutto, un 30% sta seriamente in difficoltà. Per questo motivo si è deciso di introdurre una graduazione nei canoni di locazione degli appartamenti. Quattro le fasce. La prima, fino a 7.000 euro annui con il nuovo ISEE, che paga un canone simbolico di 15 euro al mese. La seconda, tra 7.000 e 10.000, paga 25 euro al mese. La terza, tra 10.000 e 12.000, paga 50 euro al mese. Per la quarta fascia, oltre i 12.000 di ISEE, si paga in base ai patti territoriali, accordi sanciti tra associazioni di categorie, sindacati e ATAR, per ottenere dei canoni calmierati. Ad esempio, per 70 metri quadri in un appartamento del progetto Casi a Sant'Antonio si pagano circa 250 euro al mese. In base a questo, quindi, abbiamo introdotto dei canoni molto calmierati, quasi simbolici, che vanno dai 15 ai 50 euro al mese, che permettono a queste famiglie di poterle pagare, quindi di non essere sottoposti agli sfratti che in questi giorni ci sono, e potranno anche diciamo, agire una retroattività relativamente agli anni 2013-2015. Questo io credo che sia un atto concreto che viene incontro alle esigenze delle famiglie e che in qualche modo da un piccolo beneficio. Noi cambiamo ancora argomento, perché oltre il 60% dello stipendio del consigliere regionale del gruppo misto Leandro Bracco sarà devoluto per l'acquisto di alcuni computer destinati alla biblioteca provinciale Gabriele D'Annunzio di Pescara. Il consigliere regionale al nostro microfono respinge poi al mittente le accuse di demagogia. Consigliere Bracco, questa mattina in conferenza stampa state illustrando questa iniziativa, un decurtamento del suo stipendio da consigliere regionale, una donazione per la biblioteca provinciale Gabriele D'Annunzio di Pescara. Sì, esatto, poco meno di 4.000 euro che con piacere tolgo dalle mie tasche e, diciamo, e do alla biblioteca provinciale di Pescara. Già 5 computer di ultima generazione sono stati da me acquistati e verranno nei prossimi giorni posizionati, appunto, installati in questa biblioteca, più altri circa 1.500 euro di denaro, appunto, che arriva sempre da me per delle migliorie per quanto riguarda i bagni degli utenti in biblioteca e anche per le inferriate esterne al palazzo. Io, pur essendo stato espulso dal 5 Stelle alcuni mesi fa, continuo con piacere, convinzione e volontà a tagliarmi di circa il 70% di ogni mese l'indennità che riceviamo, cioè noi riceviamo circa 9.500 euro netti al mese e io, appunto, mensilmente mi tolgo circa 6.000 euro, tramite i quali vado a fare del bene alla collettività. Qualche mese fa 3.000 euro per la biblioteca comunale di Roseto e adesso poco meno di 4.000 per quella di Pescara. Un'iniziativa sicuramente apprezzabile, e proprio a Roseto però lei ha ricevuto anche delle critiche su questa iniziativa. Qualcuno l'accusa di voler fare demagogia per poi candidarsi a sindaco della cittadina adriatica. Guardi, io ho già ripetuto in mille occasioni che le possibilità che io mi candidi come sindaco a Roseto sono le stesse che Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, possa essere acquistato nei prossimi giorni dalla Provercelli. Quindi sono delle possibilità che lambiscono lo zero. Da Gianluigi Buffon passiamo proprio al calcio e dunque alla pagina sportiva per parlare del Pescara, che torna in campo questa sera per l'anticipo della seconda giornata di andata del campionato di Serie B. Dopo la pesante sconfitta per 4-0 all'Ardenza di Livorno, i biancazzurri affrontano il Perugia con l'obiettivo, l'imperativo, di conquistare la prima vittoria della stagione. Problemi di formazione per il tecnico Oddo, che recupera diversi elementi rispetto alla gara giocata in terra toscana. Non ci saranno però il portiere Fiorillo, che è squalificato, e gli indisponibili Sansovini, Forte, Campagnaro. Diversi, come dicevamo, i giocatori che tornano a disposizione del tecnico pescarese, che deve sciogliere alcuni dubbi per quanto riguarda il centrocampo. Ci saranno Verre e Torreira, attesa per il debutto del centravanti Andrea Cocco, al suo fianco uno fra Caprari e La Padula. Intanto Massimo Oddo, il tecnico del Pescara, suona la carica.
A volte si può perdere anche pesantemente, come è successo. E la capacità di un gruppo, che è quello che stiamo cercando di creare nonostante tutte le difficoltà, è quello di cercare di sopportare anche queste lezioni e rialzarci. Più di questo non puoi fare. Abbiamo lavorato serenamente, abbiamo lavorato molto bene e siamo certi di avere una reazione positiva. A me non è mai capitato fino a questo momento di fare delle scelte condizionate. Se mai dovesse capitare sarò il primo a dimettermi, perché non lo accetto, perché se devo sbagliare sbaglio con la mia testa ovviamente e non con la testa degli altri, quindi mettiamo subito i puntini sulle i. Tutte le scelte fatte fino adesso sono tutte fatte sulla base delle mie considerazioni. Io domani farò delle scelte, visto l'ambiente non proprio consono alla partita, che sicuramente sarà una partita difficile. Io dovrò prima di tutto avere garanzie mentali, oltre che quelle tecniche. Domani c'è bisogno di gente che ha un po' di palle. Mi aspetto una squadra, sicuramente un'ottima squadra, un'ottima formazione, ha fatto una buona campagna acquisti, ha giocatori importanti per la categoria. È una squadra che al contrario di noi viaggia sulle ali dell'entusiasmo, spinti anche dall'ambiente positivo, giustamente perché ha vinto. E vorrà venire qui a fare risultato e, conoscendo il loro mister, che è un ottimo allenatore, che sa infondere tanta carica agonistica, credo che sarà una partita piena di questa caratteristica. E sulla sponda opposta andiamo ad ascoltare il tecnico della formazione umbra, Pierpaolo Bisoli. Però troviamo di fronte una squadra che ha uno spessore diverso, il Como sicuramente, perché è una candidata a lottare per le prime posizioni del campionato, ma troverà un Perugia che ha voglia di fare risultato, che ha voglia di imporre le proprie idee, di cercare di vincere, e se dovessimo perdere è perché loro sono stati bravi, non per nostra deficienza mentale oppure deficienza di tattica oppure perché ci siamo stati appagati da una vittoria. Le soluzioni sono due, le sapete, quindi vedrò di cercare di sbagliare il meno possibile. Abbiamo provato il 4-2-3-1 come abbiamo provato con il Como e abbiamo provato il 3-5-2 perché può essere una soluzione importante anche contro una squadra come giocano loro. Beh, il Pescara me lo aspetto, come si dice in questi casi, col dente avvelenato, che ha voglia di recuperare, che ha voglia di mettersi in carreggiata. È una candidata, detta da tutti gli addetti ai lavori, la candidata alla promozione. Oddo allenatore l'anno scorso ha dimostrato di avere delle idee importanti. È giovane, è la prima esperienza, gli auguro tutto il bene possibile che gli si possa augurare, però è un conto è a fare 6 partite, è un conto preparare la partita. Cioè preparare una stagione intera, il ritiro, il gruppo, cementare il gruppo. E quindi quest'anno per lui sarà un esame molto importante. Mi hanno detto che ha delle idee veramente forti, quindi perché in queste 6 partite io l'ho visto, le ha attuate, però bisogna giudicarlo in anni. L'allenatore non si giudica in un anno e basta, si giudica negli anni. E parliamo ancora di Serie B, del Lanciano, che può tirare un sospiro di sollievo perché la gara con l'Ascoli, dopo la deroga della Lega che durerà fino al 31 ottobre, dicevamo, rossoneri potranno giocare la gara con i marchigiani domani al Guido Biondi con inizio fissato per le ore 15, una gara importante per la formazione di D'Aversa, reduce dalla sconfitta nella giornata inaugurale con la Pro Vercelli. Per quanto riguarda la formazione, Lanini contende in attacco una maglia a Di Francesco. Proprio Lanini lo scorso 30 agosto aveva segnato il gol vittoria nell'amichevole dei rossoneri proprio contro i marchigiani. Mi sto trovando sempre meglio, sia con la città sia con la realtà della Virtus.
Cerco come sempre di farmi trovare pronto quando il mister pensa che posso dare il mio contributo in campo. Cerco di avere gli atteggiamenti giusti. Anche domenica ho cercato di mettere le mie qualità in campo a servizio della squadra per cercare di dare una mano alla causa. Come ho detto, purtroppo è venuta la sconfitta, ma sono sicuro che continuando a lavorare come stiamo facendo riusciremo a portare a casa dei punti e a continuare a fare delle buone prestazioni. Sono un attaccante duttile, quindi dove c'è bisogno posso mettere le mie caratteristiche in quella zona di campo. D'esterno mi trovo bene, anche perché riesco a giocare meno spalle alla porta o più campo per correre, per puntare l'uomo e magari far uscire quelle che possono essere le mie qualità. Abbiamo uno spogliatoio che secondo me è una grande percentuale della nostra forza, perché ci sono tutti comunque sia bravi ragazzi, vecchi, aiutano noi giovani che pian piano ci stiamo sempre più integrando nel gruppo. E diciamo che è stata una settimana dove secondo me ci siamo allenati molto bene e arriveremo sicuramente pronti per questa partita. Io faccio sempre ciò che è il mio massimo per guadagnarmi una maglia, ma se il mister riterrà che non è ancora opportuno che io possa giocare dall'inizio, cercherò di fargli cambiare idea, diciamo, allenandomi bene, però diciamo che spero sempre di giocare. Ancora a calcio, scendiamo di un gradino in Lega Pro perché il Forlì ha depositato questa mattina il ricorso al collegio di garanzia del CONI contro la FIGC, il Teramo ed il Savona Calcio, chiedendo l'annullamento o la riforma della sentenza della Corte federale d'appello che ha ammesso in Lega Pro Teramo e Savona. Intanto ieri la Teramo Calcio ha ufficializzato e formalizzato l'iscrizione proprio al campionato di Lega Pro ed è stata poi ulteriormente posticipata a mercoledì 23 settembre, con inizio fissato per le ore 20:30, la partita di Ancona valida per la prima giornata di andata del campionato. E sempre ieri il tecnico Vincenzo Vivarini ai nostri microfoni ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a restare in biancorosso. Andrea Costantini. Mister, ci siamo lasciati sostanzialmente la scorsa settimana con tanti punti interrogativi, ora sono stati evidentemente risolti. Quali sono stati i presupposti di questa ripartenza? Ma io gli altri anni ho preferito Teramo perché si poteva lavorare sul campo ed è la cosa che a me piace fare. Ho calcolato se c'erano i presupposti per poter lavorare bene e per poter esprimere il mio pensiero, il mio progetto di calcio, e pare che questa lo si possa fare, quindi sono ben contento di cercare di lottare di nuovo per vincere, che io poi a me piace solo vincere, e qui penso e spero che ci siano le possibilità per farlo. Ecco, dei giocatori dello scorso anno che erano già sotto contratto, che hanno fatto il gruppo, hanno fatto parte di quel gruppo, della Donnarumma, più o meno sono rimasti tutti. È stata importante anche la presenza sua per aggregare questo gruppo di giocatori che è reduce da una delusione che peraltro ha attraversato anche lei. Ma è stato il motivo per cui, cioè, non è la mia presenza è stata fondamentale, anche la loro presenza è stata fondamentale per me, perché questi sono ragazzi che, eccezionali, io l'ho sempre detto da 2 anni a questa parte, ragazzi seri che lavorano settimanalmente, giornalmente, sempre al massimo, sempre concentrati in campo, poi riusciamo a sviluppare tante belle cose, quindi diciamo che è stata la molla che è scattata nella testa loro, nella testa mia, per cercare di ripartire nel miglior modo possibile. Il campionato sarà lungo, ci saranno momenti di difficoltà, sarà difficile lavorare un po' sulla testa di questi giocatori che forse si sono ricaricati, ma dovranno affrontare una stagione intera in un campionato che potrebbero non sentire loro perché pensavano di meritare altro. Sarà importante lavorare proprio sulla testa di questi ragazzi. Ma noi dentro uno spogliatoio abbiamo già azzerato, perché in questo momento qua dobbiamo resettare tutto, dobbiamo dimenticare il passato. È inutile pensare ma l'anno scorso, ma qua, ma là, perché sarà dura quest'anno, però io penso che sempre uniti, compatti, come abbiamo fatto qui a Teramo per 2 anni, riusciamo ad ottenere anche l'impossibile.
Una notizia di politica arrivata pochi minuti fa in redazione. La giunta regionale d'Abruzzo si è dimessa questa mattina. Si tratta di un passaggio dovuto dal punto di vista tecnico per consentire al presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, di effettuare il rimpasto delle deleghe sul quale si sta già lavorando da un po' e favorire in questo modo l'ingresso proprio in giunta di Andrea Gerosolimo in rappresentanza di Abruzzo Civico. E questa era l'ultima notizia per quanto concerne questa prima edizione del TG6. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione questa sera alle 19 per la seconda edizione. Grazie e buon proseguimento di giornata.